La domanda delle 100 pistole. Dunque, lei è un esponente del centrodestra, mi sembra Forza Italia. Io ricordo un tal signore Brunetta che disse: non pagherete la tassa sulla prima casa. Ultimamente Berlusconi ha detto tassa fissa 20%. Lo stesso mi sembra dicesse anche Salvini, poi ieri sera l'ho visto in televisione con la maglietta 15%. Allora io vorrei capire di che morte devo morire, perché non vorrei che arrivi qualcun altro, mi dice 10% e poi mi ritrovo il mio sindaco che mi mette l'IMU, la TASI, la tassa sulla casa e quant'altro, me la mette a cifre stratosferiche. Che mi risponde? Tanto credo che lei sa bene, sanno bene tutti i cittadini, che l'imposizione fiscale ai noi deriva anche e spesso, soprattutto in questi ultimi tempi, da normative di stampo nazionale. Quindi se il governo riuscirà a recepire questa proposta, ovviamente noi saremmo ben lieti, fosse accolta e Berlusconi saremmo tutti felici e contenti. Va da sé, questo lo dico penso anche per scansare qualsiasi aspettativa, magari così frutto di idee fantasiose, ancorché si potrà arrivare e magari arrivassimo ad avere una flat tax del 20%, quindi una tassa unica sulle situazioni, tutto il resto comunque andrebbe in qualche modo compensato. E questo secondo me si può fare solo in un modo, riducendo le spese, che è la cosa che l'assessore Cozzi prima ricordava e sulla quale anche noi stiamo insistendo, anche soltanto da soli mesi, da soli 6 mesi in amministrazione, perché riteniamo che oggi come oggi l'unico modo, almeno fino a che non si stabilirà un minimo di ricircolo di denaro, economica cesserà di muovere in questa maniera, l'unico modo per uscire da questa situazione è intanto di abbassare probabilmente le spese, e abbassare le spese vuol dire a volte, anzi soprattutto, gestire una cosa pubblica e cercando anche di recuperare almeno quanto dovuto. Una domanda bruciante, ma voi avete un asilo nido comunale qui? Sì.